Buonasera, commissario. Buonasera, signorina. Mi dica. C'è lei di Gennaro, che c'ha una figlia a scena e vuole un esorcismo. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia. Non ci tocca nessuno. L'ho avuto da mio suocero, questo posto. Ah, quel grandissimo fascista. Che avete fatto, sti cretini? Signorina, questo è un posto di polizia. Non è lo psichiatrico, non è il manicomio. Si è buttata. Si è uccisa. Tu l'hai uccisa, buffone. Ma che senso che di una merda? No! E ora dobbiamo ritrovare il teschio magico. Nicky, ti ricordi il gioco della corda, Nicky? Guarda la corda, Nicky. Dai, Nicky, dai. Bravo, così. Dai, continua. Vai, Nicky, vai. Hai visto, Don? Questo è Nicky. Ehi! Tu! Che è successo? Sai che sei qui? No. Chi comanda Bari? Chi comanda Bari? Dovrebbero comandare i cittadini. Chi comanda Bari? Non lo so chi comanda Bari. No. Cambieranno le cose. Torna avanti. Vieni con me. Ti raccolgo come sono diventato il principe di Carovigno. La mia vita è stata un susseguirsi di viaggi. Ho conosciuto parecchie persone, parecchie avventure. E una volta passai il Capodanno a Mombasa, in Kenya. E lì conobbi un ragazzo, andavo sempre con lui e ci facciamo la costa del Kenya. Poi quando rientro dopo questo viaggio con lui, conosco il padre, che era un senatore inglese. Si vede che siete italiani, bella l'Italia, beautiful, avete tutto. Moto, macchina, sapete mangiare, sapete vivere, a differenza di altri inglesi e francesi. Qui mamma a questi ragazzi all inclusive, e vedi che le persone un po' più grandi si erano appartate, però in fondo, e conosciamo altre persone, diciamo, del jet set, tra cui Benetton, direttore della Swatch, questo senatore, figli di ambasciatori, di Consul, che stavano in Kenya, perché la ristretta delle persone era quella. E la sera si andava alle discoteche e si andava a fare un salto al casino. Poi quando sono ritornato in Italia mi hanno dato la nome di principe di Carovigno, e adesso mi daranno anche quella di Bari. E voi anarchici dovete finire di dare fastidio alla città. E questo cos'è? Sai che vuol dire movimento della forbice? Che vuol dire movimento della forbice? Ti dico subito questo cos'è. Per le persone che invidiano altre persone. Delle persone che invidiano altre persone, no? Allora che poi dicono che è taglio, no? Parlano male di te. Allora questa è come se una scaramanzia. Poteri occulti, massonerie, chiese, politica. Noi siamo di sopra di tutto. Adesso. Per adesso. Da molto. Perché ti sto dicendo tutto questo? Perché? Perché più in là, conoscendo questi personaggi, altri personaggi, politici, nobili, ho capito che Don
e potere vanno in simbiosi. Le donne e il potere vanno quasi assieme. Per questo motivo io sono diventato quello che sono diventato, principe di Carovigno e adesso principe di Bari. E d'ora in avanti questo simbolo vedrai tappezzato quasi tutta Bari.